mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Roger, che vuole che faccia due parole sul film francese del 1981, Diva, uno dei classici film del cinema neofrancese anni 80, diciamo, quello che aveva appunto con Luc Besson, forse il suo alfiere. Però questo Diva del 1981 di Jean-Jacques Benet, tratto dalla sceneggiatura di Daniel Odier, che lavorò sotto pseudonimo, è praticamente un thriller commedia particolare, abbastanza pulp, postmoderno nella messa in scena, ed è la storia di questo postino fissato e innamorato con questa cantante di opera che però non si fa mai registrare. In una di queste suoi concerti, però, in realtà il nostro regista è la nostra che suona, che canta praticamente dal vivo, mentre viene osservato da due taiwanesi. Mentre scappa, noi notiamo che c'è un'altra ragazza che in realtà riesce a infilare dentro il sacchetto di questo video, dentro la borsa del nostro postino, un altro nastro nel quale in realtà c'è una cosa politica molto importante su un omicidio, un giro, insomma, che era meglio non sapere. Quindi il nostro postino deve riuscire a scappare, va da ben due diciamo così gruppi di persone che lo vogliono a tutti i costi, ovvero quelli che vogliono appunto il nastro sulla cosa politica e il nastro invece che vogliono gli altri della registrazione. Poi di lì in poi il nostro si avvicinerà sempre di più il nostro simpatico postino, ovvero Jules, che praticamente poi riuscirà ad avere anche un rapporto con la cantante di cui era completamente cotto e innamorato, soprattutto della voce, a cui farà sentire la sua voce per la prima volta e via. Insomma, la storia è una storiella, è un postino e scappa con Dunastri che poi va a casa di un amico, è divertente tutto il resto. Quello che colpisce per l'epoca, adesso forse può sembrare un po' datato, ma all'epoca il film era veramente pulp, si mescolava un po' di tutto, era un film veramente strambo, estetica un po' videoclippara, molto patinata, e c'è addirittura una specie di questa voglia delle metropolitane, se ci facciamo caso, in tutti i film da Subway a questo, anche qui c'è una rincorsa a motorino in metropolitana, una bella scena d'azione. È un film che mescola l'azione, la commedia e il romanticismo, e lo fa attraverso una sceneggiatura tutto sommato abbastanza deboluccia, ma che però, ripeto, mescola il thriller a questa specie di commedia teatrale, quasi, in un certo tipo di impianto, che poi però diventa completamente un'altra volta originalissimo, come ho detto, per scelta dei colori, scelta dei neon, scelta del taglio di montaggio, la musica come viene utilizzata in maniera ottima veramente dal regista per l'epoca. Ripeto, è un film che non è un film di un giorno fa, è un film dell'82, quindi si sta parlando di un film di 40 anni fa, però è un film che, ripeto, mostrava all'epoca una voglia del cinema francese di cercare di sposare un'estetica più postmoderna attraverso però un racconto molto lineare, che doveva servire quasi per dare l'idea al pittore di come battere i colori sulla tavolozza, in realtà, di come dare i colpi di pennello per il regista, che in realtà, ripeto, mette in scena benissimo, sempre che appunto ci si accontenti, se così si può dire, di una storia abbastanza banale, che però ha personaggi divertentissimi, sia buoni che cattivi, comunque sono scritti molto bene, ci sono parti che sono eccezionalmente comiche, parti che incredibilmente fanno anche riflettere, ma ripeto, il film secondo me è molto importante più per come utilizza un montaggio, le inquadrature sghembe, un certo tipo di voglia di unire il montaggio alla musica, la musica alla narrazione, quindi un qualcosa di particolarmente all'epoca originale, che provava a essere abbastanza avanguardistico, ma che poi insomma piano piano, visto adesso, è un po' datato, ripeto. Quindi qui, anche se il cinema commerciale fu un successo clamoroso dopo che vinse tanti premi César anche in America e anche in Italia, scomparso da ogni parte del mondo, quindi evidentemente il segno che ha lasciato nella storia del cinema è molto minore di quello che l'autore credeva di che potesse essere quando l'ha fatto, ma non tanto in quelli della mia generazione, che anche se non lo vedono da 20 anni, questo Diva del 1981 ci si ricorda tutti, proprio perché era una cosa visivamente molto particolare e che nella scrittura era abbastanza semplice, che quindi seguivamo con piacere. Detto ciò, ripeto, Diva è un cult assoluto, non è assolutamente un capolavoro per come dicono altri, è il classico film di mezzo, ben recitato, scritto così così, ma che riesce a vivere appunto grazie a una messa in scena che all'epoca era davvero ganza, adesso un po' meno, comunque un po' meno. Comunque, se il link c'è del film, lo metto qui sotto, mi piace, andate su Patreon, iscrivetevi al canale, fate il cazzo di pare la campanellina, è un film molto interessante, è un cult assoluto, è un film anche sbagliato, ma non per questo da dimenticare, a voi poi capire se vi piace o meno.